Oh, bella Regaf, video di oggi ti dico già che non verrà montato, quindi se vedi qualche pausa anomala non ti preoccupare. Per chi non lo sapesse, io sono Kant, il canale Dress to Punks e in genere si parla di musica punk rock. Oggi, 10 settembre 2019, sì, è il 2019, è uscito il nuovo pezzo dei Green Day che si chiama Father of All Motherfuckers. E ho fatto un sondaggio prima su Instagram per chiedervi cosa ne pensavate e praticamente pare che Green Day sto giro abbiano messo tutti d'accordo, infatti la canzone non è piaciuta esattamente a nessuno. E già ragazzi, infatti ho ricevuto solo feedback negativi. Prima di tutto vi dico che cosa ne penso io della canzone e al primo ascolto era un assoluto nah. Non mi è piaciuta per niente, poi riascoltandola 3, 4, 5 volte devo dire che in fondo non è così male. Sì, non è assolutamente la roba che piace a me, però c'è da dire che i Green Day non fanno roba che mi piace da circa 20 anni, o meglio da Warning, anzi proprio 20 anni, perché Warning è uscito nel 1999, siamo al 2019. E credo che i miei follower su Instagram fondamentalmente la vedono come me, avendo più o meno magari anche la mia età, quindi sono rimasti ai vecchi Green Day. E ragazzi, se vi aspettate nel 2019 che esca qualcosa di simile a Dookie, secondo me vi sbagliate alla grande. Sai, Green Day sono una delle poche band fortunate al mondo che possono fare quel cazzo che vogliono nel modo più assoluto. E quindi il discorso è sempre il solito: facciamo i dischi per far contenti i fan o facciamo i dischi per essere contenti noi? Di sicuro loro ci credono in quello che stanno facendo, se no non si sarebbero presi il rischio di fare quello che hanno fatto. Pezzo molto anomalo, la voce effettata non mi piace, però rispettiamo la loro scelta. Discorso particolare sulla copertina che vi faccio vedere. Un attimo, il bello della diretta. Eccola qua. Veramente una ciofeca. Comunque, già che ci sono, rispondo qua in questo video ai vari commenti che mi avete fatto su Instagram, così rispondo pubblicamente, più o meno sapete la mia sul pezzo. Allora, ho sempre odiato la mia generation, bella Beth. Mi chiede, ah, ma hanno fatto altro dopo Warning? Veth, anch'io sono rimasto a quelle sonorità, dopodiché praticamente non ho apprezzato niente dei Green Day, anche se qualche canzone bella devo dire, tipo X Kid mi è piaciuta tanto, quella credo fosse in Thrash. E poco altro mi è piaciuto dopo Warning e anch'io sono rimasto lì. Luke, bella Masha, per me è un no, anche per me è un no, ma il discorso è quello di prima. Roby mi chiede, ma chi sono gli International Noise Conspiracy? Ma magari, gli International Noise Conspiracy hanno fatto robe molto interessanti. Sì, le sonorità sono molto rock and roll. Moia mi dice, bella Moia, canzone da 4, copertina da 1. Allora, la canzone secondo me è da 5. Forse col tempo diventerà anche 5.5 o 6. La copertina da 1, no, la copertina secondo me è assolutamente da 0. E Andre in Balzano mi ha detto che fa cagare le scimmie il pezzo. Non so se le scimmie cagano per le canzoni dei Green Day. Mattia mi fa un discorso un po' lungo. Dei Green Day sono poco green oramai e hanno rotto il cazzo per fare dischi tanto per fare, tanto dal vivo, fanno solamente i pezzi vecchi e non cagano assolutamente gli ultimi album. Questo è un discorso che non condivido appieno. Sì, è vero che molte band dal vivo fanno solamente roba vecchia, però anche loro hanno la dignità di musicisti e quindi sono assolutamente liberi di fare roba nuova. Se poi piacerà o meno, questo saranno i fan a deciderlo. Tra l'altro, la canzone su YouTube vedo che ha avuto un buon riscontro, anche perché il pezzo è uscito... Aspetta che lo blocco, sennò mi strikano di copyright. Il pezzo è uscito 5 ore fa, ha già fatto 240.000 visualizzazioni, qua non si vede, e sono 33.000 likes e solo 776 dislikes. Veramente, quindi pare che il pezzo lo stiano apprezzando, o si sono comprati like i Green Day, ma non credo. Oppure la gente che mi segue su Instagram è in controtendenza. Andiamo avanti a leggere un po' di commenti.
è una merda, fa cagare, pollici in basso, e meno effetti sulla voce magari, mi dice Mario. La penso come te, la voce è la cosa che mi è piaciuta di meno, anche perché la voce di Billy Joe spacca il culo. E MaxPX1189 mi dice: come ha risposto Lawrence Arms, we are better. Comunque una merda. Sì, preferisco Lawrence Arms a Green Day, decisamente. Vabbè, Lawrence Arms su tutte le band al mondo probabilmente, come al solito massimizza tutto. E mi sa molto di commerciale, ho paura, il Mox mi dice. E ripeto, non credo che vadano dietro a un pezzo che possa essere commerciale o meno i Green Day in questa parte della loro carriera. Come detto, loro fanno quel cazzo che vogliono. Simo mi dice: la voce è una merda, troppo effettata, musicalmente ok, anche se niente di che, peccato. Va bene. Renesit Fanatic, oh, bel amico, e dice: ma sta merda sono veramente i Green Day o ci hai messo un pezzo di una band presa a caso? No, è veramente il pezzo dei Green Day. Tra l'altro vi metto il link in descrizione per chi se lo volesse ascoltare, ma immagino che dal vostro feed di Facebook già l'avreste sentito. Una cagata pazzesca, Jesus Christ, chi dice? Matte mi fa il simbolo del vomito, ma che sta cagata cava. E ho messo il sondaggio solo poco tempo fa. Quindi, ditemi voi che ne pensate di questo pezzo nei commenti. Io non mi sento di bocciarlo totalmente, però vedo che non sta piacendo assolutamente. Quindi dai ragazzi, ditemi la vostra qui nei commenti e credo proprio che questo pezzo farà molto discutere. Anzi, sta già facendo discutere. Dai, bella!